Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Svastica e patriarcato. E l'amico blogger Riccardo Carestia mi ha appena fatto pervenire un simpatico messaggio relativo alla svastica e mi ha anche indicato un link in cui si parla con precisione di questo simbolo, la svastica. Eccolo qua. È la svastica nazista. Ma come si parla della svastica nazista? Però ovviamente nel sito si parla anche della storia della svastica. E il titolo è appunto Svastica e Patriarcato, perché se voi fate una qualsiasi ricerca su un motore di ricerca, digitate svastica, vedrete che vi si dirà che la svastica rappresenta il sole, in pratica sono i raggi del sole, e quello stesso sole, quegli stessi raggi del sole che noi abbiamo in testa a Bambino Gesù. Il bambino Gesù nella culla è sempre rappresentato con i raggi del sole. E la stessa cosa riguarda per esempio anche il Ra, oppure Oro dell'antico Egitto. Il bambinetto che sta in braccio a Iside ha anch'esso i raggi del sole. È un simbolo patriarcale. Un antico simbolo patriarcale, la svastica, non è stato mica inventato da Hitler. Hitler lo ha utilizzato alla grande, è stato un grandissimo scenografo Hitler, la scenografia hitleriana è insuperabile, ma lo ha ammesso la stessa regista Liliana Cavani, la regista del celeberrimo film Portiere di notte. Perché sul Portiere di notte poi è uscito un libricino della stessa Liliana Cavani e mi pare fu pubblicato da Adelphi, siamo negli anni 70, mi pare. No, no, perdono, non da Adelphi, da Einaudi, nelle edizioni dello Struzzo, negli anni 70. Liliana Cavani, il Portiere di notte. E che cosa scrive Liliana Cavani, tra l'altro? Dice che è insuperabile sul piano estetico. La bellezza della divisa degli ufficiali delle SS. Lo scrive Liliana Cavani questo, potete fare una verifica. Sì, effettivamente Hitler disegnò un simbolo di enorme potenza iconologica. Ovviamente non fu il simbolo, questo simbolo fu disegnato da Hitler, però la svastica è di vecchia data, ma è così come il saluto nazista, non l'hanno mica inventato i nazisti o i fascisti, è il saluto romano, e che tutto sommato poi questo saluto romano è stato come dire, strumentalizzato dal nazifascismo ed oggi noi lo guardiamo con sospetto. Però sul piano della scienza dei segni, della semiotica, questo saluto è un saluto di amicizia, come dire, guarda, io vengo verso di te con la mano aperta, non tengo chiusa una lama o qualcosa, vedi, ho la mano aperta. Queste cose le dicono gli etologi o i semiologi, cosa significa questo segno. Ma vediamo allora. Il sole, questo è il sole, è classico simbolo ariano, ma non se ne esclude anche una paternità emitico e semitica, nella fattispecie ebraica, e perché è con il sole, è con l'adorazione del sole che si passa dal matriarcato al patriarcato, ed io devo ancora dirvi che è una materia questa che ho descritto
con la adeguata documentazione ed ampiezza in questo mio ultimo romanzo, La stirpe del serpente. Nel corso dei lunghi millenni, forse centinaia di migliaia di anni, che hanno caratterizzato l'esordio della specie umana, la specie umana visse in una situazione matriarcale, ma il simbolo celeste del matriarcato non era il sole, era la luna. Voi pensate che allora, ai tempi matriarcali, l'anno solare, cioè il tempo, veniva diviso in 13 parti. Cioè si andava da una primavera all'altra primavera e contando 13 fasi lunari. La luna impiega 28 giorni per compiere il suo ciclo, 28 giorni esattamente come il ciclo mestruale della donna. Voi fate 28 per 13, per 13 volte, che poi 28 per 13, e vedete che viene fuori grosso modo un anno solare di 12 mesi per 30, 30, 31. Siamo lì, siamo lì. Poi ci sono stati sempre gli aggiustamenti nel corso della storia, l'aggiustamento di Giulio Cesare, gli aggiustamenti successivi e via di seguito. Dunque, ai tempi del matriarcato il sole non ha tanta importanza, ha più importanza la luna. E per quello che riguarda i metalli preziosi, nei tempi del matriarcato non si dà tanta importanza a loro. E il metallo prezioso per eccellenza è l'argento. È l'argento che brilla ad un chiarore simile al tenue chiarore della luna. L'oro prenderà il sopravvento con l'arrivo, con il predominio del patriarcato, proprio perché l'oro rappresenta la forza della luce solare. Allora, antico simbolo, un antico simbolo, chiaramente un simbolo patriarcale. Non a caso io ho detto che anche gli ebrei debbono averne fatto uso, perché gli ebrei nel corso della permanenza in Egitto conobbero la vicenda di Akhenaton, il dio che adorava il sole. Il sole simboleggia il patriarcato, il predominio dell'uomo sulla donna, il predominio del cielo sulla terra, dello spirito sulla materia. Essi conobbero il culto solare, che poi trasformarono nel loro culto, nel culto di Geova, e in un certo senso si può dire che quello degli ebrei sia stato il primo monoteismo, ovviamente patriarcale, perché noi non abbiamo memoria di monoteismi in tempi matriarcali. Ecco, questo semplicemente per rispondere, per fare un po' di luce sulla questione della svastica. Essa, svastica, rappresenta il sole, sono i raggi del sole che noi, simbolo questo che ha accompagnato tutta la storia patriarcale, da quando il patriarcato è sorto. E ne approfitto per dire agli amici blogger che non si sa con certezza quando sia sorto il patriarcato, però abbiamo delle certezze documentarie che ci portano verso i tempi della guerra di Troia. Può anche darsi che sì, in altre regioni sia sorto un po' prima della guerra di Troia. Dire guerra di Troia vuol dire 1190, 1200 avanti Cristo, va bene, 1200 avanti Cristo. E il Tempio di Salomone sorge, diciamo, nel 900 avanti Cristo. Roma sorge nel 700 e qualcosa avanti Cristo. Quindi il patriarcato è sorto in diverse regioni, in diversi tempi, ma le documentazioni noi le abbiamo relativamente alla guerra di Troia. Va bene, cari amici, io ringrazio l'amico blogger Riccardo Carestia per questa simpatica sollecitazione. Ringrazio tutti voi e a tutti cari saluti da Serafino Massoni.